Benvenuti nel laboratorio della scuola IA Lombardia di Saronno. Sono con i ragazzi del secondo anno aiuto cuoco e oggi prepareremo gli gnocchi di patate. Per 4 persone occorrono 450 g di patate, 150 g di farina 00, sale, noce moscata e parmigiano quanto basta. Le patate sono state cotte in forno e non lessate per evitare l'assorbimento dell'acqua. Vengono schiacciate con lo schiacciapatate sul piano di lavoro in modo omogeneo. Questa fase è molto molto importante perché molte persone sbagliano a cuocere le patate, magari le fanno bollire bucandole in cottura, questo fa sì che l'acqua entra all'interno e tutta questa umidità presente ancora all'interno della patata crea poi problemi alla realizzazione dell'impasto. Quindi si può o cuocere in forno, come ha detto l'allieva, oppure eventualmente a vapore. Ora procediamo con l'aggiunta degli altri ingredienti, ovvero la farina. La noce moscata, il parmigiano, e il sale. Ora lavoriamo l'impasto. L'importante è lavorarlo velocemente, perché se si lavora troppo tende a scaldarsi e quindi a gelatinizzare l'amido, di conseguenza avrò poi un impasto appiccicoso e degli gnocchi tendenzialmente gommosi. Aggiungere poca farina sul piano di lavoro per fare in modo che l'impasto non si attacchi. Si formano dei cordoni. E una volta allungati si formano gli gnocchi, aiutandosi con una spatola o un coltello. Gli gnocchi così preparati si possono cuocere subito a partire da acqua bollente leggermente salata e toglierli quando vengono a galla. In alternativa si possono anche congelare e cuocere successivamente partendo sempre da acqua bollente, quindi senza scongelarli. Gli gnocchi poi si possono servire con delle salse classiche come la salsa al pomodoro, piuttosto che burro e salvia, una salsa ragù e buon appetito!